Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Questo è un video spacchettamento. Ho fatto un ordine Karma Nails con delle offerte di questo mese e volevo fare il video spacchettamento, dopodiché farò un video con la stesura dei colori che ho ordinato. Ho aperto intanto questa per comodità, ma loro incappano sempre veramente tanto bene. Qui c'ho la mia aiutante. Con le sue piccole manine, e ecco, certo, loro sigillano. aia, ora vediamo di spacchettarlo meglio. Qui mettono sempre lo scotch e quindi noi ci mettiamo sempre quello. Allora, Ok, ho fatto anche un dai lati. ordine da passione unghie. È arrivato? È arrivato e dovrò fare anche un video spacchettamento di passione unghie Con me, e sempre poi con me. un altro di Matrioska Nail dalla Russia, ma poi vi dirò tutto, recensioni e opinioni in seguito, perché è stato veramente un'odissea, ci ha messo più di 2 mesi per arrivare, quindi allora è sempre incartato benissimo. C'è pure il polistirolo. Io ho preso un po' di costruttori per scorta, perché in realtà il synthetic fiber lo uso già da tantissimo, quindi mi sono preso la scorta e questo in realtà lo voglio provare, il perfect. Quindi mi hanno parlato benissimo della colorazione, ed è un cover e voglio provarlo, insomma. Ho preso anche il keratin, che è una base. Con delle vitamine, quindi piuttosto che usare una base normale, preferisco usare quella con la cheratina all'interno, di modo che comunque ne va, come si dice. Poi se sentite il rumore delle macchine è perché siamo vicino alla finestra e quindi si sente tutto il rumore, sentite? Lo sento anch'io. Allora, ho preso poi anche un pochino di colori, sia di gel color Guardate, è tutto chiaro. È verde fluo. Bello, che verde fluo. di semipermanenti. Allora, devo dire che io è da più di un anno che acquisto Karma Nail, sarà da un anno e mezzo circa che uso i loro prodotti, quindi li conosco, ma devo dire che i semipermanenti non li conoscevo. Quindi ne ho presi un bel po'. C'è pure il bigliettino, guarda. Ah no, non è un bigliettino. Sono dei stampini che si mettono sulle unghie. Però adesso, dato che è estate, non se le faranno questi cosi. Come si dicono? Stampini, tipo. Allora, scusate mia figlia, ma si è voluta per forza mettere in mezzo. Mi sono presa anche questo pennello. In realtà l'ho preso per la Krigel. Lo voglio provare. Adesso lo dovrò pulire bene bene, togliendo tutto quanto Pensa che ci avranno la colla. Poi fatto per farlo. ho preso solamente dei stickers o water decal. Questi per Halloween, che sono carini. Eh sì, è vero, sono carinissimi. Però Allora, adesso non se li faranno. volevo vedere un Vero mamma, attimo. adesso non se li faranno. Sì, è vero. Volevo vedere un attimo perché Perché? avevano detto che mettevano un pennello in omaggio, ma non vedo nessun pennello in omaggio. Questo è tutto quello che ho preso io. Vabbè, si saranno sbagliati, perché ci doveva essere un pennellino in omaggio. Pure questa prendo. Allora, vediamo un attimo. Allora, il Synthetic Fever, non so se lo conoscete. Beh, adesso questo non lo vorrei aprire perché ce l'ho come scorta. Poi vi farò vedere comunque com'è quello aperto. Quando farò la stesura colori vi farò vedere tutti i prodotti stesi già su tip, o se preferite li stendiamo insieme per vedere la consistenza, ma so che ne hanno parlato veramente veramente bene. Sono
colore bello. Sì. Guarda, veramente le ho presi un po', devo dire, a caso, ecco, non ho guardato un po' le offerte, visto che comunque non ne ho nessuno, proprio nessuno, ho preferito intanto prendere quelli con le offerte, Guardate, vedere questo come sono, vedere com'è la consistenza, è un la pochino coprenza uguale. soprattutto, e quindi poi vedrò in seguito. Oh, che bello questo glitterato, non so se si vede. È bellissimo. Vediamo un attimo questo 11. Ho detto tanto farò la stessa. Ammazza, questo è bellissimo, è tipo un po' fragolato, un rosso Tipo fragola. sì. Voi che fate? Lo usate già? Li conoscete questi semi permanenti? O siete ancora indecise se acquistarli o no? Perché io Vedilo qui sotto. sto voglio vedere, perché adesso vado un po' a tentativi. Allora, devo dire che questi gel color un po' mi hanno stufato, devo dire la verità, perché veramente trasudano tantissimo. Ma adesso io non parlo della loro marca, ma dico in generale. Non sono finiti i colori, vedi, stanno ancora. E parlo in generale, c'ho i cassetti tutti macchiati, soprattutto adesso d'estate, le tonalità dei rosa, alcuni rossi, trasudano veramente i glitterati, e quindi in realtà vorrei vedere di riuscire a sostituire tutti i gel color, ma io ne avrò Bello pure questo. circa un 400. Con semipermanenti o comunque questi che fanno adesso. Ah, vabbè, questo è meraviglioso. Io questo me lo farei io. Non so se si vede. La luce non è delle migliori perché non sto nella mia postazione, Pure questo c'è. ma ho fatto Vedi? quest'ordine in vacanza e quindi sto fuori. Questo anche, questo bel Sì, rosa. l'ho aperto io. Diciamo, ecco il mio piccolo, piccolo, diciamo così, Tutto. Un piccolo ordine piccolo. che ho fatto, ma ho detto, da poco lo volevo fare perché l'ultimo ordine che ho fatto risale a questa primavera, tipo aprile, così. Quindi ne volevo fare un altro e volevo prendermi un po' di prodotti scorta. Come dicevo, i loro costruttori io li amo particolarmente. Usavo Passione Unghie, uso tuttora perché comunque ho qualche altro costruttore, ma devo dire che sto tendendo a finirli e a non acquistarli più perché sinceramente non mi ci trovo veramente molto molto bene, così come mi trovo con questi di Karma. Quindi man mano sto cercando di esaurirli e terminarli. E non riacquistarli più. Per quanto riguarda i colori di Passione Unghie, sì, mi trovo bene, quelli li compro, faccio ogni tanto qualche ordine, come l'ultimo ordine che ho fatto, però non vorrei provare altro. Cioè, sto sondando varie marche, quindi questa, ho detto, oramai già la conosco, c'ho parecchi colori, poi magari se vi può interessare posso fare un video dove vi faccio vedere la rondella con tutti i colori che ho di Karma Nail. E poi farò questi dei semi permanenti e poi sto provando anche Silcare, che sinceramente non la conoscevo prima, quindi sto sperimentando, ho preso un po' di cover, base one, insomma pensavo di fare dei video divisi per, ecco non c'era l'inquadratura, divisi per marchio. Dei video con delle recensioni dove vi faccio vedere i colori e dove vi parlo in base alla mia esperienza di quello che penso, insomma. E niente, volevo fare solo questo video spacchettamento, non riesco a stendere niente, ripeto, perché non sono a casa mia dove ho la mia postazione, il mio tavolo, sono in vacanza, questo è il weekend di Ferragosto. E niente, spero che vi possa interessare poi il video stesura e ci vediamo presto. Ciao! Ciao ciao, grazie.